Amici di YouTube, io sono Davide Nette, benvenuti nel mio canale, ma soprattutto benvenuti per questo quinto episodio di Limbo. Allora, iniziamo subito il gioco. Voglio scusare se l'altra volta non vi ho nemmeno salutato, si è interrotta la registrazione all'improvviso e quindi niente, iniziamo subito il quinto episodio. Allora, siamo rimasti su questa schermata. Voglio ricordare a tutti gli amici di YouTube che gioco per la prima volta a questo gioco, quindi scusate se ci saranno più puntate, scusate se muoio tante volte, abbiate un po' di pazienza perché veramente non arrivo preparato a questo gioco. Ci gioco per la prima volta, quindi insieme a voi e con me stesso devo capire tutti gli enigmi. Iniziamo il quinto episodio. Allora, prima di tutto scendiamo giù e andiamo a attivare questa leva. Benissimo. Una volta che abbiamo attivato questa leva, saliamo di nuovo sopra, andiamo qui e poi andiamo qui sopra. A questo punto sblocchiamo un'altra leva in modo che possiamo andare su quest'altra pedana qua, su quest'altro. Però sto notando una cosa, ragazzi, che non possiamo andare dall'altra parte. Come si fa? Non possiamo andare dall'altra parte perché il ragazzo non ce la farebbe a salire. Un altro enigma da risolvere. Allora facciamo una cosa, andiamo di nuovo qui sopra, andiamo di nuovo qui, di nuovo qui, andiamo di nuovo giù. Voglio andare di nuovo a toccare questa leva per vedere se sblocca qualcosa. Ok, abbiamo sbloccato qualcosa perché vedo che è sceso qualcosa giù. Andiamo di nuovo sopra, saltiamo di nuovo ancora e a questo punto tiriamo di nuovo questa leva. Tiriamola di nuovo giù. Ecco ragazzi, tiriamola di nuovo giù, però l'acqua non passa. Quindi facciamo così. Facciamo così. Andiamo di nuovo giù. Dobbiamo far passare l'acqua, ragazzi. Se noi non facciamo passare l'acqua, giustamente. Ecco, dobbiamo far passare l'acqua perché se no non passa l'acqua, la piattaforma non sale e se non sale non possiamo fare davvero nulla. Andiamo di nuovo qui, andiamo di nuovo qua, facciamo passare di nuovo l'acqua. Sì, però l'acqua scende, come mai scende? Come mai scende l'acqua? Vediamo un po', sto cercando di capire il meccanismo. Non è facile, ragazzi, non è facile. Allora, facciamo una cosa, alziamo tutto. Una volta che abbiamo alzato tutto, andiamo di nuovo giù. Andiamo un attimino. Deve cercare di passare più acqua. No. Vabbè, chiudiamo di nuovo qui. Saliamo di nuovo sopra. Ancora. Facciamo salire l'acqua. E ragazzi, penso che a questo punto vediamo se ci riusciamo. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Adesso vediamo cosa ci aspetta. Vediamo un attimino. Siamo riusciti a superare anche. Vediamo.
Di nuovo questa cosa in testa qua. No, no, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Quando prendo sto coso incredibile. Allora, facciamo una cosa. Vediamo un po' come dobbiamo fare. Vediamo un po'. Allora. Facciamo in questo modo qua. Spostiamo questo più da questa da parte. Spostiamo. No, 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 no. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Ma ragazzi, ragazzi, ho sbagliato di nuovo. Allora, facciamo in questo modo qui. Allora, tiriamo. No, no, ho sbagliato. Sono morto di nuovo, ragazzi. È possibile che posso muovere come un cretino così? Non è possibile. Allora. Vai, vai, dai. Devo perdere un casino di tempo per queste cretinate, non è possibile. Allora, la casta la spostiamo qui. Ci prendiamo di nuovo questo animale. No, ho sbagliato di nuovo. Certo, sembra facile, ma in realtà è difficile perché dobbiamo coordinare bene i movimenti. Allora, questa volta cerchiamo di non sbagliare. Vedete tutti i miei sbagli, tutti i miei errori li vedete. Non taglio nulla perché così vedete anche i miei errori. Ok, a questo punto questo si avvicina qui, sempre più avanti. Ok, siamo riusciti a saltare. Ora andiamo di nuovo al sole. Ok. Adesso che devo fare? Tengo ancora questo coso in testa. Mamma mia, ragazzi, certo è una cosa incredibile qua. Non è per niente facile. Sono morto. Perché sono morto? Ripetiamo, ripetiamo. Ho ripetuto già parecchie volte. Andiamo da qui. Andiamo da qui. Andiamo. No, siamo morti di nuovo. Siamo morti di nuovo, ragazzi. Incredibile, incredibile. E ripartiamo di nuovo da qui. Questo è il bello del gioco, ragazzi, che quando non si conosce il gioco ci sono tutti questi enigmi da risolvere. Però sbagliando si impara. Dai, dai, colpisci. Ora posso andare solo in questa direzione. Andiamo da qui. Andiamo su quest'altra scala e scendiamo qui. A questo punto, no. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Sto perdendo 10 minuti solo per fare queste cretinate. Incredibile. No, ragazzi, comunque il gioco non è davvero. Non è facile, vi dico la verità. Sono morto un centinaio di volte. Minimo. Che
Che poi quando tengo questo coso in testa devo fare pure presto, perché con questo coso in testa sono obbligato. Oh, sono obbligato con questo. Ora devo andare di nuovo. Oh, sta salendo l'acqua di nuovo. Sta salendo l'acqua di nuovo. Vai, 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 vai. Ragazzi, ora non so che fare, non so dove andare, veramente. Questo animale che non muore, non muore, non muore. Come lo devo far morire? Veramente non lo so. Saliamo sopra, vediamo un po' che ci sta sopra. Ci sta qualcosa? Vediamo un po'. Devo capire come far morire questo animale in testa. Perché se non faccio morire questo animale in testa è veramente un casino, ragazzi. È veramente un casino. Allora, sto cercando di capire come far morire quest'animale. No, l'acqua sta salendo, ragazzi. Ecco, doveva andare su quella piattaforma. Allora, andiamo da qui. Andiamo da qui, dobbiamo aspettare in effetti che sale questa piattaforma, ragazzi. Quindi dobbiamo aspettare sulla scala che sale questa piattaforma, tutto qua. È l'unica soluzione. Scendiamo giù e aspettiamo che sale la piattaforma. Per forza, ragazzi, perché non vedo altre vie di uscita. Sto qui aspettando la piattaforma che ancora deve uscire. Aspettiamo. Per forza, per forza. Eccola qui, ragazzi, vedete? Però come faccio ad andare da qui? Oh. Ma non riesco a muovermi, ragazzi, no, no. Mi devo mettere su quell'altra scala una volta che sono morto, ho capito. Allora, andiamo da qui, cambiamo di nuovo verso perché altrimenti questo animale ci fa andare solo nel verso suo e questa volta non ci lasciamo fregare perché dobbiamo aspettare qua sopra. Ragazzi, dobbiamo aspettare adesso che sale. Dobbiamo aspettare adesso che sale quella piattaforma che può salire solamente con l'acqua. Amici, purtroppo mi dovete sopportare ancora per un bel po' di tempo, perché gli errori che sto facendo sono tanti, ma io voglio assolutamente terminare questo gioco insieme a voi. Se non vi saluto, termina la registrazione, poi ovviamente ci vediamo nel prossimo appuntamento. Quindi, mi raccomando, ragazzi. No, vai, vai, vai. Ma perché non riesco a muovermi? Ah, ecco, ragazzi, forse ho capito perché. Ho capito perché. Perché dobbiamo trovare. Allora, il problema è questo, ragazzi, che se io non trovo il verso del vermiciattolo dall'altra parte, anche se aspetto la piattaforma che è questa, che cosa succede, amici di YouTube? Succede che comunque non posso fare nulla, perché in effetti prima di salire su quella piattaforma devo andare sotto il sole, quindi il vermiciattolo deve andare per il verso suo. Esatto, adesso sicuramente riusciamo ad andare sulla piattaforma perché il vermiciattolo sta per il verso suo. È per forza, è per forza. Adesso ragazzi, sicuramente ci siamo riusciti perché io mi ero dimenticato di andare sotto al sole con il vermiciattolo, quindi ovviamente non mi faceva andare dall'altra parte. Saltiamo subito sulla piattaforma. No, ragazzi, ma non si può, non si può morire così. Non si può morire così. Cioè, vi rendete conto? Proprio per questioni di millimetri mi sono ucciso come un cretino, come un coglione, amici di YouTube.
come un coglione, come un coglione.